Centinaia di atleti di corsa contro le guerre e la violenza oggi a Napoli allo stadio Albricci. Nello di Costanzo. Porte aperte allo stadio militare Albricci di Napoli nel quartiere Arenaccia per la settima edizione della maratona Corri per dire no alla violenza. Ai nastri di partenza centinaia di atleti provenienti da tutta Italia che hanno lanciato un messaggio forte e significativo contro le guerre in Ucraina e Medio Oriente e contro ogni forma di violenza. Tra gli uomini la vittoria è andata al marocchino Aziz Lakriti col tempo di 30 minuti e 34 secondi. Sono contento di essere arrivato oggi primo a Napoli, una bellissima gara, bel percorso. Respirare l'aria di Napoli, sono veramente molto contento. Tra le donne ha trionfato la stabiese Filomena Palomba. È stata una bella gara, tosta perché c'erano le salite che portava a Piazza del Gesù. Una bella emozione correre nei vicoli di Napoli senza traffico. Una maratonina di 10 chilometri anche di solidarietà e di inclusione. La soddisfazione di Alfonso Iavarone, organizzatore della corsa. Una corsa contro la violenza, ma anche di solidarietà e di inclusione.